No, lui. Che già abbiamo ripetuto l'altro giorno. Siamo bassi, riesco a prendere il conto, il collo e controllo che lui non mi prende il mio collo. Da qua, prima tempo, alzo il braccio, entro, lascio tutto e mi concentro sulla foce. Dopo le qualche parte ce l'ho stretta qua, sono il mio piede, controllo la gamba fino alla fine, vedete ce l'ho qua. Poggio il ginocchio, porto il braccio avanti e mi tiro la gamba su. Lascio la gamba e in automatico salgo. Appena faccio questo, perché se no mi può fregare col braccio, appena faccio questo, non rimango qua. Perché se io rimango qua, no, lui mi può chiudere e provare lo strangolamento. Da te che le uscite ce l'abbiamo, però meglio evitarlo. Quindi subito giro col braccio sotto. Numero uno. E facciamo una vedere così. Dai, e salve qua. Numero due. Facciamo sempre così per non divertire. Stavolta il braccio lo continuo a tenere qui dentro. Oh, e chiudo questo braccio. Dopodiché guardo su, alzo il mio braccio. Salva. E proietto il mio avversario. Cada con uno. Ok? Ok, e ora aggiungiamo pure la terza, che poi la facciamo dopo, poi intanto la faccio vedere per il quinto. Siamo sempre bassi così, entro sempre qua con il braccio, ok? Dopo che sono arrivato qua, lascio il braccio, giro, ok? E da qua faccio il mio aggancio che già avete fatto, lo ripassiamo. Stessa situazione di prima, braccio sopra, lascio la gamba e sono in immobilizzazione. Ok, quindi sulla prima entrata abbiamo perso il braccio, entrando abbiamo perso il braccio, ci siamo dedicati a questa, siamo rimasti giù e abbiamo agganciato. Alla seconda abbiamo usato il braccio col caricamento, alla terza lascio il braccio, passo dietro controllando e mi tiro con l'aggancio. Ok? Queste sono le tre mosse. Oh.